bello essere di nuovo a bordo, Shepard. È un piacere rivedere Liara. Mi mancava questo posto. Lo sentivo che un giorno avrei rivisto la Normandy. Magari in un altro momento. Sicuro di non voler venire qui a parlarne? Ah, qui al cannone si sta benone. Mi basterà buttare per terra qualche tappeto e non avrò problemi. Garrus. Non preoccuparti, Liara. Devo solo riflettere un po'. D'accordo. Hai in mente qualcosa di particolare? Solo vecchi ricordi. Da piccola trascorsi qualche settimana sulle vette meridionali di Palaven. Un Turian continuava a ripetermi che quelle montagne erano infinite, per prendermi in giro. Io gli credevo. Quando ho guardato Palaven dal suo satellite, ho visto quelle stesse montagne bruciare. Chi si rivede? Tutto a posto con la navetta? Sto solo ricontrollando gli smorzatori inerziali. Sono un difetto di queste UT-47. Ma non temere, il mezzo è una roccia. Sei sempre qua giù a spaccarti la schiena. Non fai mai una pausa. Dormo a sufficienza, comandante. È quasi meglio pilotare ubriachi che morti di fatica. E durante il giorno riesci mai a riposarti? Ho bisogno di tenermi occupato. Altrimenti, penserei troppo. Apprezzo il tuo impegno. Ottimo lavoro, tenente. Grazie, comandante. Puoi contare su di me. Prima della guerra ce l'avevi un passatempo? Certo. Per esempio, quando la Hawking era assegnata ad Arcturus e facevo il pilota di caccia. C'era un ponte d'osservazione sopra le piattaforme di decollo principali. Passavo ore a osservare il traffico delle navi. Quando ero solo, spegnevo gli emulatori sonori e li guardavo passare in silenzio. Ci sono posti simili sulla cittadella. La prossima volta che ci andiamo, prenditi una licenza. Ti farà bene. Non lo so, può darsi. Sono un tuo superiore. Al prossimo arrivo sulla cittadella, tu ti prenderai una licenza. Sì, signore. Comandante? Comandante? Quel primarca ha due cojones grossi così. Ci servirebbero altri politici come lui, pronti a spaccare il culo a tutti. Ehi, comandante. Comandante, tutto bene? Qui ce la siamo vista brutta. Posso solo immaginare cosa hai dovuto passare su quella luna. Pensavo fossi più preoccupata per Ida. Ida è una grande risorsa per la squadra. Se mi avesse detto di volere un corpo, l'avrei aiutata volentieri. Non volevo innescare un conflitto di interessi tra amicizia e dovere. Sempre meglio di dover riavviare a forza metà dei nostri sistemi. Ma grazie per il pensiero. Già che sei qui, ho scoperto una cosa monitorando i canali dell'Alleanza. L'Accademia Grissom chiede supporto.
Presto verrà travolta dall'avanzata dei razziatori. Le scuole non dovrebbero essere chiuse durante la guerra. L'Accademia Grissom non è un istituto come tanti altri. I suoi studenti sono i più intelligenti che l'umanità possa offrire. E il suo progetto Ascension è rivolto ai giovani biotici. Se l'avessero avviato 20 anni fa, avrebbero chiamato anche te. Non è una scuola normale. Forse svolge anche delle ricerche per l'Alleanza. Non ci occupiamo di evacuazioni. Lo so, e in effetti un trasporto Turian ha risposto alla richiesta. Ma il segnale Turian non mi ha convinta. E Ida me l'ha confermato. È fasullo. Secondo Ida è opera di Cerberus. Dice che il segnale è simile a quello che ti aveva attirato in una nave dei collettori. È una lunga storia. In ogni caso, chiunque abbia simulato la risposta vuole farci pensare che la Grissom stia per essere evacuata. Io credo che sia ancora in pericolo. Metti tutto sulla mappa. Lo faccio subito, comandante. Ehi, comandante! Guarda la mia copilota! Si è collegata alla tecnologia di Cerberus senza autorizzazione. Beh, tecnicamente lei è tecnologia di Cerberus, quindi... Non è d'aiuto, Joker. Ho controllato tutto, comandante. È ancora sulla Normandy. Usare questo corpo le fornisce solo maggiore flessibilità. Una dolce, dolce flessibilità. Guarda che sono qui, Jeff. Lo vedo bene, Ida. Lo vedo bene. Ehi, so che prendevo in giro Garrus per il suo carattere, ma sono lieto che sia qui. C'è un sacco di robaccia in giro che ha bisogno di un bel proiettile tra gli occhi. Potremmo aver bisogno di calibrare qualcosa. Comandante? Salve, Shepard. Stai imparando a salutare di persona? No, mi è sufficiente una ripetizione per adattarmi a un nuovo concetto. E come va con gambe e braccia? Sarà interessante vedere come reagirà questo corpo in combattimento, se mi permetterai di accompagnarti in missione. Senza una verifica sul campo, è impossibile accorgersi di eventuali difetti di progettazione. Al momento, sembra adatto allo scopo. Non è la parola che userei per descriverti. Forse dovremmo parlare in privato. Io resterò qui, a pilotare la nave. Che problema c'è? A Joker non piace la tua nuova piattaforma? No, lui approva. Vuole che stia sul ponte. Dice che avermi nel suo campo visivo gli solleva il morale. Shepard, ritieni che il tuo equipaggio dovrebbe avere il permesso di disertare un ordine per obiezioni morali? Se impartisco un ordine legittimo, mi aspetto che venga eseguito e me ne assumo la responsabilità. Perché mi fai questa domanda? Sono stata progettata da Cerberus. Non ho alcuna convinzione morale che possa entrare in conflitto con i miei ordini. Tuttavia, quando Jeff ha rimosso i limiti della mia IA, sono diventata capace di modificare la mia programmazione base. Ho chiesto a Jeff se, ora che posso, dovrei cambiare qualcosa. Ha evitato la domanda con una battuta. E sei rimasta senza risposta. Corretto. Ha ripetuto questo schema in risposta a molte delle mie domande. Ritieni che dovrei apportare delle modifiche? La tua programmazione base, come l'istinto di conservazione, il non nuocere agli umani e cose del genere? Corretto. Non cambiare nulla. Capisco che la cosa possa allarmarti. Per questo, prima di procedere, volevo discuterne con te. Posso porti le domande evitate da Jeff? Quando avrai tempo, mi darai delle risposte. Se vuoi risposte che ti aiutino a essere accettata socialmente, non sono proprio la persona adatta. Capisco. Terrò la cosa in considerazione. Sì, Shepard. Il tuo nuovo corpo ha qualche vantaggio? Ben pochi. Le sue ottiche sono limitate all'arco frontale. Non possiede sistemi di armamenti integrali o contromisure antimissile. Intendevo rispetto ai corpi organici, non alla Normandy. Oh, riesamino la domanda.
Questo corpo è resistente alle armi da fuoco moderne e alle temperature estreme. Vanta eccellente bilanciamento e agilità. I suoi meccanismi di manipolazione e il software permettono lavori di precisione. Sono curiosa di scoprire se posso alterarli. Le IA provano curiosità? Non sono del tutto priva di stimoli, Shepard. Cerberus mi ha programmata con diverse funzioni basilari che simulano i desideri. Ad esempio, il mio obiettivo primario di mantenere in funzione la Normandy è simile al vostro istinto di autoconservazione. Mi sembri impegnata in qualche lavoro. Sto adattando i programmi di infiltrazione e sabotaggio usati da questo corpo alle armi da fuoco. Perché non scarichi un programma armamenti da un'azienda di sicurezza? Perché sa quello che fa. Il controllo motorio dei programmi di sabotaggio è più preciso di quello dei software standard per Mac. Sarebbe negligente da parte mia non sfruttarne appieno il potenziale. E così puoi compiere miglioramenti da sola. Corretto. La cyberguerriglia per cui sono stata progettata è in costante evoluzione. Di conseguenza, sono programmata per cercare e assimilare nuove informazioni. In termini organici, voglio imparare. Come va col nuovo corpo? È interessante. L'equipaggio si rivolge a questa piattaforma per parlarmi, anche se potrebbe farlo in qualsiasi punto della nave. È come se tutti volessero trattarmi come parte dell'equipaggio. Non lo sono, ma ciò cambia la mia prospettiva. Mi piace. Non sapevo che avessi delle preferenze. Non apprezzo le cose nel modo in cui intendete voi, ma la mia programmazione contiene delle priorità. Le azioni che soddisfano tali priorità creano un feedback positivo. Dico all'equipaggio organico che mi piace. È più semplice. Non ti distrarranno troppo questi nuovi feedback? Non preoccuparti, Shepard. Dimenticherò di riciclare l'ossigeno della Normandy solo quando avrò scoperto qualcosa di davvero interessante. Era una battuta. Tu e Joker, come siete usciti dal molo riparazioni per salvarci? È stata Scaltra. Ti consiglio di non farla mai arrabbiare, comandante. Quando l'Alleanza ha requisito la Normandy, ho ingannato i loro tecnici. L'equipaggio non gli aveva detto che ero una vera IA, quindi i soldati dell'Alleanza hanno pensato che avessi i normali blocchi di programmazione dell'IP. Ho finto di rispondere soltanto ai comandi di Jeff, così l'hanno portato spesso a bordo sotto scorta armata. Aspetta, puoi mentire? Jeff mi ha liberata dal controllo dell'operatore, Shepard. Nessun vincolo mi costringe a fornire dati accurati. Ciò è stato utile quando i razziatori hanno iniziato ad arrivare. Ho potuto violare i comandi delle morse di ancoraggio e fuggire con Jeff a bordo. Quando la Terra è stata invasa, i soldati di guardia Jeff si sono dimostrati disposti ad accompagnarci. Ora sorvegliano il centro di comando. Avevamo fretta di raggiungerti. Non mi è sembrato giusto gettarli fuori dal portellone. Bene così, Ida. Ricevuto. Se desideri parlare ancora, questo corpo resterà qui. Voglio che l'equipaggio si abitui a vedermi sul ponte. D'accordo. Sottufficiale Fitch al nucleo dell'IA. Urgono pulizie. È richiesta un'unità aspirante in grado di rimuovere la schiuma. Salve, Shepard. Comandante? Comandante, hai un messaggio da parte del tenente Williams. Credo si sia ristabilita.
Ecco chi ha risposto al soccorso. Un incrociatore di Cerberus con una dozzina di caccia pronti a intercettarci. Sono troppi per uno scontro diretto. Devono proprio volere questo posto. Trasmissione in arrivo. Sentiamo. SSV Normandy, qui è Kali Sanders, direttrice dell'Accademia Grissom. Richiediamo assistenza immediata. Cerberus sta attaccando la struttura. Vogliono i miei studenti. Qui Shepard, hanno bloccato ogni approccio diretto. Lo so, hanno preso il controllo dei nostri moli. Alternative? C'è un ingresso ausiliario per il carico che potrei aprire. D'accordo, porteremo al sicuro i suoi studenti con la navetta. Joker, puoi fornirci un diversivo? Ah, puoi scommetterci! Tieni la navetta in posizione, torniamo subito.